Clemente Di Leo è stato sicuramente ha costituito uno dei casi più interessanti di questo secondo Novecento abruzzese. Di Leo era un poeta, esclusivamente poeta, così lui si dichiarava. Clemente era un tipo estroverso perché non metteva freni a quello che gli veniva in mente di scrivere e a volte era una scrittura tumultuosa, forse qualcuno la riteneva fangosa come quella del vecchio poeta latino, ma in realtà c'era tanto di buono in questa poesia e soprattutto tanto di genuino, nulla di artefatto. Lui non risparmiava nessuna delle parole, nessuno dei concetti che gli venissero in mente. E per lui quella era la poesia, questa presa diretta con la propria visione del mondo, che era una visione un po' particolare, diciamo pure più che da contadino, da periferico, da appartato, che quindi aveva da prendersi qualche rivalsa sulla ufficialità delle nostre lettere. Mentre noi eravamo impegnatissimi con le aste, con i pensierini, che non quadravano mai, i soggetti erano sempre traballanti, si faceva difficoltà a mettere una parola d'italiano insieme perché qui nelle nostre case l'italiano era un optional. Per Dino era diverso, lui già scriveva e quelle poche volte che allungavo lo sguardo sul suo quaderno, erano frasi che all'epoca erano per me incomprensibili. Poi ho capito, poi ho letto e ovviamente ho capito quello che lui scriveva già dalla prima elementare. Lui diceva Ungaretti, cioè si riferiva a tutti i grandi poeti dell'epoca, dice venite qua, confrontiamoci così a viso aperto e vediamo quello che ognuno di noi vale. Ehi, chi laggiù mi chiama fallito? Ebbene sì, sono un fallito, ma tu non sognare, o uomo o donna che tu sia, non staccarti dal tuo portafoglio, dal tuo televisore, non uscire mai fuori di casa. Non sognare, ti dico, o individuo coi paraocchi, poiché se sognerai, mi cercherai come i moscerini cercano questa lampada. Mi sembrano versi molto belli.